rompere il ghiaccio degli speaker di questa sera. Io sono Alessia, sono una delle fondatrici di Explore, noi siamo una società HR Tech e quindi io faccio parte di quella categoria che si fa fare le cose o che si è fatta fare le cose fino ad oggi, perché devo dire ci ho preso un po' gusto e quindi mi sto un po' cimentando e sperimentando. La nostra applicazione, diciamo, di chatbot è un po' particolare perché è più un consulente virtuale. Quindi appunto mi sento un po' l'elemento un po' diverso rispetto alla platea, perché ho questa bollino da HR, quindi io solitamente sono quella che viene associata alla formazione, al cedolino, ai permessi. In realtà il bello del mio lavoro è proprio quello di lavorare con le persone e di scoprire e imparare un sacco di cose, soprattutto il fatto che per lavorare bene con le persone occorre comunicare, condividere informazioni e avere anche a disposizione degli strumenti per permetterci di raggiungere il nostro vero potenziale. Tradizionalmente, diciamo, dalla scuola in cui sono cresciuta io, questa sfida veniva affrontata con la formazione. Questo momento bellissimo e tremendo in cui io metto tutti in aula e in qualche modo una persona come me parla e magicamente le persone escono dalla situazione d'aula e forse non si sa bene che cosa hanno imparato, o forse hanno fatto un fantastico team building a scalare la montagna o a navigare nel canyon, bellissimo, ma di nuovo che cosa mi sono portato a casa. Explore nasce da una prospettiva, da un fenomeno che in qualche modo di cui si parla molto, di cui si legge anche molto sui giornali, che immagino abbiate sentito parlare come fuga dei cervelli. Ecco, in realtà questo è un po' un termine che ci va un po' stretto e un'accezione che non ci piace molto. Quello che noi preferiamo pensare è di avere a che fare con delle persone che cercano delle opportunità per se stesse, per migliorare, per sfidarsi, per crescere professionalmente ed economicamente, e questo non vuol dire solo poveri ragazzi italiani che vanno all'estero, ma vuol dire anche persone che magari vogliono entrare nel loro paese o vogliono cambiare e quindi vogliono venire a lavorare in Italia. Da qui nasce un po' quello che è il nostro, ma credo in realtà che accomuni quasi tutte le persone che ci sono in questa sala stasera, il fatto che la tecnologia sia in ultima analisi uno strumento per permettere alle persone di raggiungere, appunto, di esprimersi al meglio, di raggiungere il loro potenziale e, per noi in particolare, raggiungere i loro obiettivi professionali in un scenario globale, perché oggi ci misuriamo tutti in un contesto che non è più solo quello nostro locale, ma uno scenario molto più ampio da questo punto di vista. Ci siamo quindi un po' messi in testa questa sfida di cambiare l'esperienza di carriera delle persone. Per le persone, quindi per il singolo individuo, questo vuol dire avere, come dicevamo, delle carriere molto più discontinue rispetto al passato, dove si entrava in un'azienda e poi si rimaneva tendenzialmente lì fino a quando ti regalavano l'orologio per andare in pensione, e questo vuol dire anche poter scegliere all'interno di questa discontinuità e non solo subirla, e forse su un palcoscenico internazionale. Dall'altro lato abbiamo l'altra faccia della medaglia, che sono le aziende, quindi tutti quei soggetti che devono interfacciarsi, selezionare, accogliere, trattenere e capire come valorizzare questi talenti e queste professionalità che si spostano e che vogliono ugualmente trovare un ambiente dove realizzarsi. Altri elementi che abbiamo un po' messo insieme nel puzzle che va a comporre il nostro operatore virtuale, appunto la nostra personale versione di chatbot,
Innanzitutto il fatto che lo smart working, come termine diciamo, corretto ad oggi, è sempre più una realtà, quindi il fatto che si lavora da remoto e non è sempre facile scambiarsi le informazioni e alzarsi dalla scrivania e dire chiedo questo al mio collega. L'abbiamo detto prima, il fatto di operare comunque su scenari globali, sia che sia una piccola ditta di bulloni, sia che sia una software house che fa blockchain. L'opportunità in questo caso di ripensare la formazione, quindi di uscire da questa dinamica molto top down, molto voi state sempre ad ascoltare me che parlo, ma trovare degli strumenti più agili e che rispondono meglio al modo in cui oggi tutti tendiamo ad apprendere. Ma quando si parla di noi, delle nostre aspirazioni, dei nostri desideri, del nostro futuro personale e professionale, in ultima analisi avere qualcuno di fisico, qualcuno di umano con cui entrare in relazione, creare un dialogo, rimane comunque una necessità. Tutto questo per dire che quello a cui siamo arrivati fra uovo e gallina è un po' un circolo virtuoso fra i due, quindi una sinergia fra umano e tech. L'abbiamo chiamato VIC, Virtual International Consultant, usando la stessa tecnologia di machine learning. Abbiamo sviluppato in realtà due soluzioni per due percorsi e due esperienze e due target totalmente diversi. Questo è una brevissima screenshot del consulente B2C, quindi in questo caso parliamo di un professionista, di un individuo dal neolaureato al masterizzato o al professionista, che viene guidato in maniera interamente digitale in un percorso di carriera che lo aiuta a capire da un lato fare anche un po' mente locale su se stesso, che è il primo punto di qualsiasi scelta importante che ci riguardi, e poi per ogni paese andare a elaborare una strategia di ricerca, diciamo di go to market di noi stessi, e quindi individuare i canali migliori, gli interlocutori che ha più senso contattare in quel paese, senza andare a disperdere energie, tempo, cercando di minimizzare al massimo tutti quelli che possono essere insuccessi, le frustrazioni. Chi di voi non si è messo a mandare in giro CV e ad aspettare in vano che qualcuno si degnasse di rispondere anche solo una risposta automatica? Questo non vuol dire che non succederà, però vuol dire capire come porsi, a chi indirizzare la propria candidatura e, quando si arriva poi alla fase del colloquio, gestire anche questo momento secondo le differenze culturali di ciascun paese. Che vuol dire anche, magari io mi fermo a lavorare in Italia, però il mio ultimo colloquio per il lavoro dei sogni, quello che veramente mi accende, è con il Senior Vice President o il Product Manager che è basato in Olanda. E quindi io in quel momento me la devo giocare e devo essere preparato, convincente, e vi posso assicurare che se io mi comporto con un olandese come farei con un americano, ho talmente cannato. Successivamente stiamo già elaborando la parte successiva del viaggio di questa persona, quindi poniamo che al colloquio vada tutto bene, che arrivi un'offerta, e quindi l'interrogativo diventa: l'offerta che mi hanno fatto è buona, non è buona? Io dal mio punto di vista, con la mia conoscenza, forse se mi va bene del CCNL italiano, come faccio a capire se un contratto di lavoro in un altro paese è realistico e ha senso? E entrare un po' anche nel lato pratico di affrontare eventualmente un trasferimento che sia permanente o temporaneo, però lì cominciamo a porci i problemi o le domande del tipo: come devo trovare casa, come faccio a ottenere l'equivalente del codice fiscale, come funziona la sanità, se mi sento male, come faccio a rivolgermi a un medico, eccetera. Dicevamo le due facce di una stessa medaglia,
Questo invece è la situazione ancora più sfidante, se vogliamo, che abbiamo pensato per il mondo aziendale. In questo caso la sfida è stata appunto quella di mappare molte più situazioni, perché mentre per l'individuo il percorso è abbastanza definito, cioè una metodologia di consulenza di carriera e le domande sono l'obiettivo è quello, qua abbiamo di fronte una pluralità di obiettivi che possono essere appunto interfacciarci, negoziare con soggetti internazionali da cui però dipende il buon esito del nostro business, e gli ultimi episodi da Dolce Gabbana o quant'altro a Cannavaro per rimanere nel mondo del calcio ci insegnano quanto le differenze culturali abbiano veramente un impatto anche economico. E dall'altro lato avere la possibilità di un supporto costante, attivo H24, che non abbia i costi di un consulente fisico, ma che mi dia delle risposte verificate e non delle risposte generiche come magari l'esperienza frustrante di alcuni chatbot che magari mi danno delle informazioni poco dettagliate e poco customizzate. Vic, come fare di un consulente reale? Prima fa alcune domande per capire meglio la situazione. Quindi in questo caso abbiamo uno scenario ipotetico in cui un project manager si sta per trasferire in Germania e ha una riunione con i suoi nuovi responsabili. Quindi si tratta di una call o di un incontro? Qual è il ruolo di questa persona e qual è l'obiettivo, quindi che cosa vuole ottenere. Vic invia via mail una strategia di comportamento, quindi molto pratica, molto concreta, esattamente come, o meglio, simile a quello che ottenereste digitando su Google come devo negoziare con i cinesi o come devo comportarmi con i tedeschi, ma con delle informazioni già validate, verificate e molto più precise. Oltretutto non si ferma qui, quindi da un lato c'è un qualcosa che mi rimane, che è la mail, che posso comunque consultare, ma entra anche un meccanismo di feedback per cui tutto quello che è il know-how, l'esperienza della persona poi viene messa in circolo e condivisa con altri colleghi, e questo diventa poi un patrimonio di tutta l'azienda, che è uno dei temi principali e una delle sfide principali delle realtà fluide di oggi. Pensiamo a quando va via magari il nostro collega, che magari la memoria storica di quel reparto, di quel team, improvvisamente senza di quella persona si perdiamo un sacco di punti di riferimento. Stiamo già iniziando a utilizzare questo tipo di applicazione, insomma a proporla ad alcune aziende. Un primo verso, un primo diciamo ambito di applicazione, come facile immaginare, è quello della mobilità internazionale, quindi preparare sia con dei momenti di formazione sia con un supporto di questo tipo le persone a vivere al meglio il loro incarico e ad avere la sensazione che anche se sono fisicamente lontane, quindi magari in paesi un po' particolari come la Colombia, la Russia o Hong Kong, abbiano comunque un supporto e un dialogo sempre aperto e non siano un po' abbandonati a se stessi. Dall'altro lato c'è anche il vantaggio, dicevamo, di condividere in un modo molto coerente le stesse informazioni, quindi pensiamo per esempio ai processi detti di onboarding, cioè le fasi iniziali in cui noi entriamo in una nuova realtà e dobbiamo man mano conoscere i suoi prodotti, come si fanno le cose in quel posto. E solitamente questo avviene in modi abbastanza poco ispiranti, quindi o mi viene dato un manuale delle procedure detto così che non leggerò mai, oppure mi bombardano una settimana di informazioni, però io arrivo venerdì che non so neanche dove sono i bagni. Come siamo arrivati appunto a questo risultato e ad avere questo tipo di consulente che dà questo tipo di feedback in maniera molto interattiva. Abbiamo appunto mappato tutta una serie di comportamenti che sono quelli
che abitualmente, o una parte di quelli che abitualmente vediamo in azienda, li abbiamo associati a dei modelli che ci permettono a quel punto di capire la tipologia di situazione e di profilarli, e abbiamo creato poi un flusso di conversazione e quindi appunto di creare proprio un dialogo di botta e risposta con ciascuno dell'utente. Questi erano i casi che vi ho raccontato adesso velocemente. Quindi, riassumendo, come vantaggi nella nostra specifica applicazione abbiamo la possibilità di avere queste risposte verificate e validate, dei suggerimenti pratici e pronti all'uso, quindi non mi raccontano la teoria di come dare il feedback in quel paese, ma esattamente quello che devo fare. La parte, diciamo, di apprendimento continuo, quindi uno strumento che non è statico ma che si evolve di pari passo con il business. Il fatto di poter aggiungere in tempo zero, persone e team presenti in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo, e tutto quello che è il valore del nostro tempo, quindi pensiamo a quante volte facciamo una cosa, come lo faccio un po' per tentativi di errori perché non abbiamo tutte le informazioni disponibili, o il tempo che perdiamo a rispondere sempre alle stesse domande che magari ci fanno 20 colleghi diversi. Con VIC stiamo proponendo alle persone e alle aziende un unico consulente virtuale, quindi un'unica interfaccia, dietro il quale c'è comunque un lavoro importante, perché parliamo di 29 pagine di progetto, senza contare i contenuti custom. Un po' questa unione di due mondi, quindi il digitale e il fisico, sapendo che comunque c'è sempre la possibilità, c'è sempre dietro le quinte un consulente reale che può essere coinvolto. E dicevamo, con un unico tool avere già la copertura su 90 paesi e 240 scenari diversi, che è una potenza di fuoco che nessun consulente umano potrà mai dare in un'unica soluzione. L'obiettivo, dicevamo all'inizio, è quello di essere uno strumento che potenzia, che aiuta ad raggiungere il potenziale, un po' come se aveste il miglior alzatore della pallavolo possibile. È chiaro che se non siamo noi a fare la schiacciata, la palla non andrà mai dall'altra parte della rete, però almeno abbiamo qualcuno che ce l'ha alzata e ci ha messo nella migliore condizione di fare punto, magari anche di fare un ace alla Zeitzer maniera. Quindi noi ci piace definirci come la prima piattaforma tecnologica a DNA umano. Per qualsiasi riferimento, per qualsiasi dubbio, domanda, curiosità, questi sono i miei riferimenti e adesso lascerei la parola agli altri colleghi.